Salve ragazzi, ben ritrovati qui sul canale. Oggi sono qui nel bosco di Santo Pietro per tentare di fare un po' di macro. Da un paio di settimane sono iniziate le barle, oggi sono qui perché oltre alle barle vorrei fotografare altro. Qui in questa zona sono presenti diversi esemplari di barle, ma qui soprattutto sono venuto perché vorrei cercare le prime ofris, in particolare le ofris Fusca. E in questo periodo dell'anno le Lupercalis, che sono le prime proprio ofris che nascono in questo periodo. Teoricamente dovrebbero essere già nate, perché solitamente sono già presenti tra fine dicembre e i primi di gennaio. Adesso che quest'anno è tutto più in ritardo, probabilmente troverò le prime soltanto adesso che siamo nella seconda metà di gennaio. E niente, non vi annoio più di tanto, quindi se vi va di fare un po' di macro con me e magari scoprire qualche piccolo consiglio pratico sul campo, mi raccomando, non perdetevi questo video. Ci vediamo dopo la sigla. La giornata non è un granché, purtroppo è parecchio nuvoloso, ma spero nel pomeriggio che qualche nuvola lasci spazio al sole. Ho già beccato un buon punto. Qui, come vedete, c'è una barlia messa piuttosto bene sia come fioritura e soprattutto per posizione in cui è nata, perché qui, come vedete, ci sono pochi elementi di disturbo, quindi si può scattare tranquillamente verso quella direzione, verso questa direzione, anche al contrario, ho tanto spazio vuoto e questo è, diciamo, una situazione ottimale per poter fare foto facilmente e staccare il soggetto dallo sfondo. Quindi cercate sempre elementi così, diciamo, isolati in un contesto poco ricco di vegetazione. Qui vedo delle rosette, queste sono rosette di Lupercalis, ma non mi arrendo perché lì ne ho già trovata qualcuna. Ma vi faccio vedere che c'è anche un'altra barlia. Questa, diciamo, mi piace un po' meno. Noto che comunque qua c'è stato il passaggio delle mucche, non so se avete notato, ci sono degli escrementi freschi di mucca. E questa si è salvata, quella mi sembra un po' schiacciata. Comunque, questa, diciamo, anche lei è messa piuttosto bene, ma la posizione mi piace meno. Come vedete, c'è tanta vegetazione attorno, quindi fotografarla diventa più complicato. Essendo un soggetto molto grande, diventa più difficile, con tanta vegetazione attorno, farla risaltare con uno sfondo così ricco. Ma vi faccio vedere altro. Ho visto un paio di Lupercalis, vediamo se le ribecco, che sono già fiorite. Siamo inizio fioritura. Ok, qui ce n'è una. Guardate che carina, questa è un'Ofris Fusca Lupercalis. Qui ce n'è un'altra, ma ancora in boccio. Qui ce n'è un'altra, anche lei fiorita, un solo fiore. Qui ne ho vista un'altra. Qui ce n'è un'altra. Qui ce ne sta un'altra. Mi sa che qualcuno l'ha schiacciata un po', è un po' stortella. Qui ce n'è un'altra che sta per fiorire. Quindi già le prime sono fiorite. Adesso preparo tutto, ho con me le mie ottiche macro, ho con me sia l'RF100 che mi servirà per provare a fare magari uno stacking di un particolare della piccola Ofris, ma anche per fare qualche scatto per far vedere la differenza tra un obiettivo macro 100 mm e l'IRIX 150 che ho portato con me. E quindi far vedere la differenza di focale tra un 150 e un 100. Ovviamente tutto va a gusti, tutto bisogna capire un po' cosa si vuole ottenere dal proprio scatto e soprattutto se si vuole isolare tantissimo il soggetto, quindi meglio una focale più lunga, o se si vuole leggermente contestualizzarle, quindi meglio una focale più corta. Ho con me anche il TT Artisan 100, utilizzerò anche quello, quindi inizio a sperimentare un po' e vi faccio vedere poi, quando preparo tutto, magari come sto scattando e cosa sto fotografando. Mi preparo al primo scatto, ve lo faccio vedere adesso con un piccolo video.
Ok, lo scatto più o meno è questo, ovviamente la composizione è più stretta perché l'R5 quando registro un video croppa un po'. Comunque, lo sfondo non è il massimo, nonostante sia molto sfocato è assolutamente neutro, quindi non mi piace tantissimo, speravo in qualche macchia di luce, ma come vi dicevo il sole è ancora alto e in quella zona lì c'è buio, quindi non mi piace. Penso che proverò a scattare dall'altro lato. Comunque questa foto la porto a casa, così poi vi faccio vedere la differenza anche tra uno scatto con uno sfondo un po' illuminato e uno scatto con lo sfondo come questo, totalmente in ombra. Ho aggiustato il tiro, stavolta sono con la luce completamente a favore, lo sfondo è quello che mi aggrada di più, i punti luce come vedete sullo sfondo non sono troppo sovraesposti, quindi andrebbe bene. Forse è meglio andare un po' più indietro per fare una composizione più ampia, ma diciamo che ci siamo. Un'altra cosa che noto è che in questa direzione dovrebbero illuminarsi gli alberi più tardi, quindi probabilmente tornerò qui al tramonto per fare lo stesso scatto o comunque mantenere questa prospettiva per fotografare con una luce più interessante nello sfondo, quindi probabilmente vedrete questo scatto più tardi rivisitato. Nel frattempo mi porto lo scatto con un punto di vista un po' più ampio. Visto che con la barlia non ho avuto granché di fortuna, che la luce non è un granché, vorrei aspettare che si faccia, diciamo, più tardo pomeriggio, ho deciso di cambiare ottica. Ho montato l'RF100, ho sistemato un piccolo braccetto che tiene ferma l'orchidea visto che c'è vento e sto fotografando la piccola Ofris. Col piccolo Godox sto illuminando leggermente il soggetto visto che gli ISO sono altissimi, sono 2000 ISO per avere dei tempi decenti. Visto che si muove ho anche utilizzato il piccolo qui ombrellino bianco per far arrivare meno vento possibile sul soggetto. Ho montato il mio adesivo esterno, ho preparato il tutto perché vorrei fare un focus stacking, quindi avere un bel primo piano di questo soggetto e poi magari fare qualche foto più ambientata. Quindi iniziamo con questo stacking. L'orchidea ovviamente in questo momento è ferma, ma sto cercando di mantenere dei tempi non troppo lenti, quindi sono a un 60esimo di secondo, f6.3, ISO 2000, farò 120 scatti in stacking che poi unirò ovviamente con il mio software a casa. Quindi direi di registrare così vi faccio vedere meglio il tutto. Dati di scatto, ho impostato già una messa a fuoco che inizia dalla parte più vicina del fiore, che è questa parte qui, che è più vicina alla lente, e poi ovviamente tutti gli scatti andranno mano a mano verso l'infinito e poi li andrò a unire. Quindi iniziamo subito con lo stack. Come vedete l'R5 è velocissima, vedete come scorrono gli scatti, tutto grazie non solo all'R5 ma anche alla memoria che utilizzo, che è velocissima a scrivere. Quindi stacking finito e adesso poi non mi resta che andare a montare a casa. Visto che ho il 100 mm sul R5, sto vedendo che sta per arrivare un po' di sole, quindi direi di fare qualche scatto più ambientato. Ho visto un paio di soggetti messi meglio e un paio li ho visti dall'altro lato dove secondo me c'è una luce migliore. Adesso mi sposto da quella parte, vediamo di riuscire a fare degli scatti ambientati con una luce più particolare, giocando un po' con i faretti e roba varia. Ecco una barlia messa in una posizione migliore rispetto a quella precedente. Ho fatto un paio di prove e tentativi per quanto riguarda la composizione, un po' più ampia, un po' più stretta. Diciamo che si equivalevano abbastanza, ma il risultato finale che ho scelto è questo.
Altro soggetto interessante, altra Ofris del tipo Lupercalis. Qui, visto che il prato me lo permetteva, c'erano delle foglie secche, ho cercato di illuminarle per creare questo gioco di colori, visto che ancora la luce proprio vera del tramonto non c'era, c'era una luce calda sullo sfondo, ma il soggetto era in ombra, e con i faretti LED mi sono aiutato proprio per illuminare queste parti calde. Stessa cosa, cambiando prospettiva a un altro soggetto, stavo per scattare questa foto che poi alla fine ho scattato, ma poi ho addrizzato un po' la composizione per cercare di includere due alberi che stavano sullo sfondo, quindi la foto finale che ho scelto è questa. Visto che mi piaceva tanto e l'ambientazione era molto particolare, ho deciso di fare lo stesso scatto, poi anche cambiando ottica, quindi questo è fatto con l'RF100. Ho preso il TT Artisan 100, quindi l'ho sfocato a bolle, come vedete ho cercato di comporre nel modo più simile possibile, qui la macchina era appoggiata a terra, non era nemmeno su tre piedi, e ho cercato di fare il possibile per creare la stessa composizione. Come vedete, nessun trucco, nessun inganno, sto mettendo a fuoco il dietro e vi faccio vedere un po' gli alberi, un po' la situazione di luce di quel momento. Questo è lo scatto finale. Non so quale dei due preferisco sinceramente, forse il bokeh bubble in questo caso mi piace un pochettino di più, ma ve li faccio vedere adesso in contemporanea così vi rendete conto un po' delle caratteristiche. E se notate bene, ho cercato di sviluppare assolutamente con le stesse impostazioni. Il TT Artisan è meno contrastato, ha un dettaglio più morbido, è leggermente meno definito ovviamente, mentre il Canon RF100 è molto più contrastato, molto più nitido. Ultimo scatto della giornata, avrei voluto farne altri con questa bellissima luce calda di fine pomeriggio, volevo tornare nella barlia che avevo fotografato all'inizio con l'IRIX 150, ma poi la luce è scomparsa e le nuvole sono messe davanti e quindi una luce piattissima, quindi sono riuscito a portare a casa solo questo scatto, in questo caso sempre RF100, e niente, uno scatto un po' più ambientato rispetto ai classici che faccio solitamente. È arrivato il momento di sistemare tutto, ho smontato il paraluce del TT Artisan, non è il suo perché in confezione non troverete nessun paraluce, questo l'ho acquistato a parte su Amazon ed è anch'esso in metallo ed è perfetto per il TT Artisan. E niente, ho cercato di sfruttare la poca luce che c'è stata durante questa ultima parte del pomeriggio e devo dire che sono soddisfatto degli scatti, almeno display, che ho fatto sia col TT Artisan che con l'RF100, un po' meno fatti di quelli fatti con l'IRIX 150, ma in quel momento la luce era veramente pessima. Avrei voluto sfruttare di più la luce del tardo pomeriggio, ma purtroppo le nuvole sono arrivate sulla mia testa, c'è anche un po' di vento e quindi sicuramente non ci saranno altre occasioni per oggi di fare foto. Preferisco andare via, andare a sviluppare gli scatti così da preparare poi questo video che state proprio vedendo. Spero di aver fatto cosa gradita con questo video, che abbiate visto foto interessanti e soprattutto che sia stato di ispirazione per migliorare i vostri scatti macro. Come al solito io sono disponibile a rispondere a tutte le vostre domande, quindi se vi fa piacere scrivete sotto nei commenti, ditemi cosa ne pensate, se avete domande, richieste in particolare, sono sempre disponibile con voi. Noi come al solito ci ribecchiamo qui ovviamente con un altro video in natura e se volete anche su Instagram e Facebook con le mie foto naturalistiche. Ci vediamo presto ragazzi, alla prossima, ciao ciao! Thank you.